appunto di cultura, di spettacolo, anche giornalisti. E al centro del palcoscenico c'è un giornalista che farà un'edizione speciale di Mixer, Giovanni Minoli. Buonasera. Eccolo qua, Fabrizio Frizzi, 37 anni, conduttore, uomo di spettacolo, collezionista di soldatini di carta, accordatore di balalaiche nel tempo libero. Un animale da palcoscenico secondo alcuni, un animale da cortile secondo altri. Ha molte cose all'attivo, soprattutto il suo conto in banca. Recentemente si è recato ad Atlanta per le ultime Olimpiadi, ma nessuno ha capito cosa ci è andato a fare. Fabrizio Frizzi, Fabri per gli amici, sa molte cose sull'Italia dei misteri. Signor Frizzi, perché secondo lei non ci sono più le mezze stagioni? Ne ha mai parlato con Bonolis? Ma di questo non c'è mai capitato. Ma forse chi tace acconsente. E poi questo risulta da verbali. È vero che in casa sua nessuno, e sottolineo nessuno, sa dove sono i bagni, e quindi si può parlare in questo caso di servizi segreti? Cioè, no, devo dirle che... E ancora, quante sono... Non riesco a rispondere. Quante sono le sorelle Carlucci? E perché a differenza dell'inflazione loro aumentano sempre. No, non dica questo, non è carino, non è gentile. Ci dica con molta franchezza, quando finisce un amore? Sì. Se questa stanza non ha più pareti, lei dove lo appenderebbe un quadro? E poi qualcuno ha detto, eravamo quattro amici al bar, ma chi e per conto di chi gestiva quel bar? No, ce lo riprenda, scusi. Sì, ecco. Devo rispondere? Rispondo. Ecco. Allora, non lo so, non conosco queste persone che stavano al bar. E per finire, sì, una domanda forse scontata. Lei conduce da tempo le serate finali del concorso Miss Italia. Bene, sia sincero, cosa c'entra Fabrizio Frizzi con la bellezza? Niente, apposta per questo. Un attimo. Ci vuole il contraltare, ci vuole. Scusate un attimo, non ci siamo, non ci siamo. Che fa? Senta, signor Frizzi, lei non può interrompermi tutte le volte, lei non mi dà il tempo di rispondere alle domande che mi faccio da solo. Io? Lei è antidemocratico, me ne vado, sono offeso, l'intervista se la faccio da solo. Bravissimo, Pierluigi Otti, bravissimo. Ma allora, sono centrato? Mi hai centrato due volte. Molto bene, complimenti.